Se dovessimo cercare una vettura in tutto il panorama mondiale alla quale si possa adattare davvero la definizione che vede convivere il diavolo con l'acqua santa, molto difficilmente potremmo trovarne una più aderente della nuovissima Rolls-Royce Dawn. Una vettura soave, elegantissima, raffinata e preziosa, che accoglie quattro passeggeri in un'atmosfera quasi onirica per quanto è lussuosa e ricercata, ma che allo stesso tempo è capace di sfoderare ben più di 600 cavalli dal proprio 12 cilindri di oltre 6 litri. Really, I think looking what we wanted to achieve with the new Dawn. Il risultato che volevamo ottenere con la nuova Dawn era la creazione di un'auto che fosse innanzitutto social. Uso il termine social perché uno dei punti chiave del suo nuovo design durante la fase di sviluppo era la garanzia che il veicolo potesse ospitare comodamente quattro persone. La Dawn quindi permette a quattro adulti di viaggiare comodamente insieme e questo era uno dei maggiori obiettivi di questa nuova Rolls-Royce. A livello estetico, la Dawn è elegante e non intimidisce. Infatti negli ultimi giorni ho sentito più persone descriverla come un'auto molto sensuale e credo che questa definizione sia facilmente condivisibile da chiunque abbia visto la Dawn coi propri occhi. Si tratta davvero di una splendida novità. I nostri progettisti hanno lavorato anche su altri elementi, come ad esempio lo spazio del bagagliaio, dato che questi modelli solitamente tendono a sacrificarlo. Grazie invece alla sua altezza, il baule può ospitare ampiamente due sacche da golf, a conferma del lato social di Dawn, che offre ai guidatori la possibilità di uscire con gli amici e quindi anche di consentire il trasporto dei propri bagagli. La Dawn è forse la migliore espressione del paradigma di un matrimonio perfetto fra il lusso più sfrenato e le prestazioni da sogno. La Dawn monta un V12 twin turbo di 6.6 litri che consente di raggiungere i 100 km orari in 4,9 secondi. Si tratta quindi di un'auto molto potente, come tutte le Rolls-Royce, offre una esperienza di guida senza sforzo. Per rendere ancora più gratificante l'esperienza di guida delle Rolls-Royce contemporanee, è stato realizzato anche un sofisticatissimo software che fa lavorare di concerto l'impianto satellitare dell'auto con la trasmissione. In pratica, il GPS legge in anticipo la strada che sta percorrendo la vettura e adatta di conseguenza la risposta del cambio per avere la migliore resa in ogni singola situazione, momento dopo momento. Uno dei punti chiave della nuova Dawn è la trasmissione satellitare che permette all'auto di pensare al posto tuo. Il navigatore, ad esempio, individua e anticipa lungo il percorso la presenza di curve strette e di conseguenza non permette di salire di marcia a causa dell'imminente svolta. Si tratta di un tipo di guida intelligente inserita nell'auto al fine di implementare l'esperienza a sforzo zero offerta da Rolls-Royce. La buona notizia per chi può permettersi una vettura come la Dawn è che questo modello entrerà in regolare produzione senza essere una serie limitata. La Dawn verrà prodotta senza edizioni limitate e andrà a rinforzare la linea già esistente composta dai modelli Phantom, Ghost, Wraith. La Dawn quindi sarà un nuovo modello continuativo di Rolls-Royce. Per quanto concerne la sua prima produzione, a marzo ci saranno dei modelli dimostrativi dedicati ai distributori, mentre i primi veicoli effettivamente destinati alla vendita vedranno la luce ad aprile, pertanto li vedremo negli autosaloni la prossima primavera. Tutti i costruttori del mondo da tempo si affannano per creare modelli che possano diventare autentiche world cars, ovvero sia piacere in tutti i continenti. In Rolls-Royce questo problema è stato risolto da sempre, perché ogni volta che nasce un nuovo modello trova uno straordinario successo ad ogni latitudine del nostro pianeta. Per quanto riguarda il volume della domanda nei confronti di Dawn, c'è da ricordare che quando produciamo un nuovo modello non pensiamo di rivolgerci a uno specifico mercato, ma anzi progettiamo un veicolo che possa essere lanciato a livello mondiale, e questo accadrà anche per la Dawn. In termini di feedback da parte del pubblico e dell'attesa nei confronti del lancio della Dawn, abbiamo svolto molte attività a porte chiuse prima del Salone di Francoforte e dell'avvio delle nostre campagne digitali dedicate. Per quanto concerne l'Europa, la quantità di ordini che abbiamo già ricevuto è assolutamente incoraggiante, nonostante manchino ancora diversi mesi all'approdo vero e proprio dell'auto sul mercato.
Alla Rolls-Royce siamo convinti che i modelli decappottabili possano avere solo il tetto in tela, quindi non pensiamo di produrre modelli con un tetto hardtop, perché preferiamo restare fedeli alla tradizione.